In questo tempo sembra che non si possa fare più niente, sembra che non si possa più parlare di politica, sembra che non si possano più organizzare manifestazioni, sembra che non si possa più dire quello che si pensa, sembra che sia vietato il confronto, sembra che siano vietate le posizioni distoniche rispetto a quello che vorrebbe il mainstream, sembra che i nostri diritti siano ridotti al lumicino, sembra che Natale non si debba festeggiare, sembra che le nostre identità non debbano avere diritto di cittadinanza, sembra che le cose a cui siamo abituati debbano essere considerate un nemico. Ecco, noi rifiutiamo tutto questo. E per questa ragione abbiamo organizzato questa manifestazione che vedete intorno a me, Atreju, in versione natalizia, per ricordare anche alla Commissione europea che noi il Natale lo continuiamo a festeggiare, lo continueremo a festeggiare, come onoriamo tutte le tradizioni della nostra cultura e della nostra identità. Quindi un mercato di Natale, diciamo, solidale, sono tutte iniziative solidali nelle quali si può ricordarsi anche che a Natale, no? Il Natale è il momento della solidarietà, è il momento dell'aiuto ai bisognosi, è il momento in cui tutti quanti, si dice, siamo più buoni, no? Cerchiamo di ricordarci che bisogna anche pensare agli altri e segnatamente a chi è in una posizione più sfortunata. E ad Atreju, chiaramente, tutto il presepe, gli alberi di Natale, Babbo Natale, ma c'è anche chi ricorda, vogliamo anche ricordare San Nicola, Santa Claus, poi no, San Nicolaus, Santa Claus, e poi è diventato la pubblicità della Coca-Cola, l'ha trasformato in un signore vestito di rosso, ma diciamo la storia e la tradizione diceva altro, e anche questo lo ricordiamo qui per ricordarci il fulcro delle nostre tradizioni. Ma ovviamente noi non rinunciamo, attenzione al gradino, non rinunciamo alla politica. Non rinunciamo alle opinioni, non rinunciamo a parlare di tutto quello di cui si pensa che non si debba parlare. Lo facciamo nella seconda parte di questa manifestazione, che voi vedete, quella è un'area di battiti, allestita in piazza con uno schermo all'aperto dove tutti possono venire, partecipare, ascoltare posizioni che condividono e posizioni che non condividono, con la libertà di chi non rinuncia al confronto e non rinuncia a dire la sua. Noi vogliamo una nazione nella quale le persone possano continuare a esprimere i loro pensieri, come accade in tutte le democrazie degne di questo nome. Seguimi, Tommaso. E quindi nei giorni di Atreju si parla di lavoro, si parla delle imprese che chiudono, si parla di immigrazione, di come fermare questa follia dei flussi migratori per cui gli italiani stanno chiusi dentro casa e gli immigrati continuano a sbarcare liberamente, si parla di come si combatte il fondamentalismo islamico, si parla di vaccini, si parla di presidenzialismo, si parla di manovra economica che il Parlamento dovrà votare nelle prossime settimane, si parla di tutti i temi importanti, tutti i temi caldi, senza filtri, senza paura e senza dover per forza trasformare le mascherine in bavaglie, come troppo spesso è accaduto durante l'epoca del Covid. E si può fare anche portando i propri bambini, perché qui c'è lo zucchero filato, c'è la pista di pattinaggio, si possono imbucare le letterine per Babbo Natale. Una festa dedicata alle persone libere, dedicata alle famiglie, dedicata a chi vuole stare un po' insieme e non rinuncia alla socialità, pur nel rispetto delle prescrizioni che vengono rispettate. Come sempre, noi siamo diciamo la destra dell'ordine e quindi rispettiamo le regole. Qui Piazza Risorgimento, dal 6 al 12 di dicembre, quindi da oggi fino a domenica, ci trovate tutti i giorni, per chi ha nostalgia della libertà.